Ciao da Luci, spesso mi chiedete, voglio fare una copertina granny, ma come faccio? Perché quadrata non rispetta le misure. E allora io oggi vi farò vedere come fare in maniera veramente semplice e senza particolari calcoli di multiplo una bella copertina a punto granny rettangolare, proprio come questa, vedete? Veramente molto molto graziosa. Ovviamente la proporzione del rettangolo, io l'ho fatta più stretta e più lunga, dipende da cosa volete fare, è a vostra discrezione. Per esempio, se volete fare un runner per una tavola fatta in cotone, sicuramente la parte iniziale sarà più lunga. Se volete fare una copertina, sarà più corta la parte iniziale, di modo da rispettare quelle che sono le proporzioni di una normale copertina. Diciamo che per un letto singolo da bambino, quindi un letto singolo normale, questa proporzione può andare bene. Per una carrozzina, ecco, sarebbe meglio fare la parte iniziale più corta, di modo da avere la lunghezza e la larghezza proporzionate. Ecco, quindi parliamo di proporzioni. Vi farò vedere appunto come realizzarla in passaggi velocissimi, super facili e alla portata anche delle nostre amiche principianti. Questa l'ho realizzata con il filato Onda, acquistato da Merceria Italia Artisan. È un 100% acrilico, molto bello, e per una copertina invernale direi che è adattissimo. Vedete, poi questi colori sono spettacolari. Allora, la lavorazione sarà estremamente semplice. Vi dico che ho visto in un video spagnolo questo sistema per avviare la lavorazione. L'ho leggermente variata perché col mio filato tirava un po' troppo, quindi ora lo vedremo insieme. Faccio la prima, quindi il cappietto, e vado ad effettuare 5 catenelle. Una, due, 3, 4 e 5 catenelle. Due volte il filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella effettuata e faccio una doppia maglia alta, quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2. Nuovamente 4, questa volta 4 catenelle. Una, 2, 3, 4 catenelle. Due volte il filo sull'uncinetto. Vado ad entrare proprio qua. Vedete che si creano questa costina? È la chiusura della maglia sottostante. Pesco il filo e di nuovo doppia maglia alta. Esco da 2, esco da 2, esco da 2. Di nuovo 4 catenelle. Nuovamente due volte il filo sull'uncinetto, nuovamente entro. Vedete? Allora, da questo lato vedete la catenella intera. Se voi entrate al centro e girate leggermente, vi ritrovate in questo modo, vedete? A prendere due fili. E quindi io vado a fare la mia doppia maglia alta. Si può fare anche con la maglia alta. Io ho usato la doppia perché il mio filato è un po' più grossino, e con la semplice maglia alta mi tirava il centro del lavoro, quindi preferisco che sia un po' più morbido. Vado a farlo un'altra volta, quindi 1, 2, 3 e 4. Due volte il filo sull'uncinetto, vedete, entro qui alla base delle catenelle e vado a fare la mia doppia maglia alta.
Questa fila centrale potete farla lunga a seconda del progetto che andate a realizzare. Ora io per fare il mio campioncino ne faccio semplicemente 5. Anche per una copertina baby dovrebbero bastare 5. 1, 2, 3, 4. Doppio filo sull'uncinetto. Entro alla base e vado a fare la mia ultima doppia maglia alta ed ho, ecco, la mia partenza, quindi la mia catenella di partenza. Ora possiamo proseguire in questo modo. Partirò sempre con due catenelle che non verranno contate come prima maglia alta, quindi una e due catenelle, dopodiché all'interno dell'asolina che si è creata vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione. Nuovamente prossima asolina, altre 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione ed andiamo avanti così fino al termine della nostra riga. Sono arrivata alla penultima asola e vado a lavorare l'ultima in questo modo, quindi faccio la catenella di separazione che non ho ancora fatto e nell'ultima asolina lavoriamo in questo modo. Allora, 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, nella stessa asola altre 3 maglie alte. Una, due, scusate, ho perso le asoline, e tre, due catenelle di separazione ed altre 3 maglie alte. Una, due, e 3. Come vedete, abbiamo girato la lavorazione. Ora si vede male perché è un po' tirata, ma abbiamo girato la lavorazione, quindi abbiamo girato il lavoro nell'altro senso. Quindi non andiamo a nascondere la codina perché nel punto granny la codina non si nasconde bene, la nasconderemo dopo col lago. Catenella di separazione, prossima asolina, 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, prossima asolina, 3 maglie alte. 2, 3. Catenella di separazione, andiamo nella penultima. 1, 2 e 3. Catenella di separazione ci troviamo nell'ultima, quindi quella dove abbiamo già lavorato le prime 3 maglie alte e facciamo 3 maglie alte, una, due, tre, due catenelle di separazione, 3 maglie alte che ci permettono di girare il lavoro, due, e 3. E attenzione perché dovrete fare così sempre. Qui abbiamo le due catenelle iniziali, le ignoriamo, andiamo a lavorare sulla prima maglia alta, quindi come faccio di solito nei miei lavori ad uncinetto. Carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad infilarci, vedete, sulla prima delle 3 maglie alte e chiudiamo con una maglia alta. Io il granny lo chiudo sempre così, per quale motivo? Perché ci ritroviamo già al centro dell'angolo e ci permette di avere una lavorazione
molto più facile. Come vedete, ma adesso queste probabilmente le ho tirate un pochino, ecco qua abbiamo la base per creare i nostri angoli. Ora proseguiamo in questo modo. Andiamo a realizzare 2 catenelle, che saranno sempre quelle che noi non conteggeremo mai. Voltiamo il nostro lavoro. E perché vi faccio voltare il lavoro? Perché 1. La copertina diventa reversibile, altrimenti abbiamo un dritto e un rovescio. E noi non vogliamo su una copertina avere il dritto e il rovescio, vogliamo che il punto sia uguale da entrambi i lati. Quindi ci serve lavorare in giri di andata e ritorno. In secondo luogo, non storteranno gli angoli. Quindi vado a fare all'interno del mio primo angolo le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, passo nel prossimo angolo, quindi salto il gruppo da 3 sottostante, passo nel prossimo angolo e vado a fare l'angolo sempre nello stesso modo, 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso foro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Siamo partite, vedete, noi qui abbiamo il primo angolo. Questo risulta, queste 3 maglie saranno il nostro primo metà angolo, perché poi finito il giro chiuderemo con la maglia alta sulla prima maglia alta lavorata ed andremo a creare lo spazietto di questo angolo. Quindi partiremo sempre con metà angolo. Ora la lavorazione fino al prossimo angolo è la medesima. Quindi catenella di separazione, entro nel prossimo spazio e vado a fare il mio gruppo da 3 maglie alte. 2, 3. Catenella di separazione, prossimo foro, 3 maglie alte. E così fino al prossimo angolo. Arrivati all'angolo, la catenella di separazione l'ho già fatta, entro, vedete qua ci sono gruppo da 3, gruppo da 3 e gruppo da 3 separati dalle 2 catenelle. Io entro nel primo spazio, quello delle 2 catenelle, e faccio la maglia alta, la seconda e la terza che va a comporre il gruppetto da 3. 2 catenelle di separazione, nuovamente nello stesso foro vado a fare il mio gruppetto da 3. 2 e 3. Come vedete, mentre io faccio il gruppetto, la lavorazione già da sola si è girata. Una sola catenella di separazione a saltare il gruppetto da 3 ed entro nel prossimo angolo con lo stesso procedimento, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Catenella di separazione e vado avanti a lavorare nell'altro senso fino ad arrivare all'angolo. Arrivati al termine della riga, filo sull'uncinetto, entro, vedete, dove ho il primo gruppetto da 3 perché devo concludere l'angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 e 3. E invece di chiudere con le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ignoro le 2 catenelle, vado direttamente sulla prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ecco qua, adesso vi faccio vedere, giriamo il lavoro, quindi 2 catenelle, volto il lavoro e faccio le prime 3 maglie alte all'interno del mio angolo, sono quelle che poi andrò a concludere. E vedete, abbiamo perfettamente il granny rettangolare, veramente molto semplice, veramente molto bello. Io vado a fare un altro giro, così vi faccio vedere anche come proseguire, vi faccio rivedere l'angolo. Questa riga la proseguo da sola e ci rivediamo qui.
Eccoci arrivati all'angolo, quindi faccio la mia catenella di separazione nuovamente all'interno del primo angolo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, ricordate sempre nell'angolo 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora abbiamo uno spazio in più perché ovviamente stiamo crescendo anche da questo lato, quindi catenella di separazione, saltiamo il modulo da 3 e andiamo a lavorare nello spazietto centrale. Ad ogni giro cresceranno gli spazietti. Catenella di separazione, di nuovo angolo, 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e continuiamo ovviamente fino a chiusura giro, la faremo nuovamente insieme, quindi di nuovo questa riga, di nuovo l'angolo e andiamo a ritrovarci qui. Eccoci arrivati al termine del giro, quindi rientro nel primo angolo, faccio le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, sulla prima maglia lavorata vado a fare la mia maglia alta di modo da essere al centro dell'angolo. Questo è quello che avremo al termine del giro. Quindi arrivati al termine del giro noi facciamo che abbiamo raggiunto la nostra misura. La misura di una copertina sapete che è 70x90 o comunque più o meno quella è la misura. Dipenderà anche da quante asole iniziali avrete fatto. Io vi consiglio di stare tra le 5 e le 4 asole iniziali per avere una proporzione abbastanza congrua a quella che è la misura di una copertina da carrozzina. Quindi iniziate comunque con 4/5 asole iniziali e avrete comunque una proporzione abbastanza esatta. Ora io una copertina così l'andrei a concludere a semplicissima maglia bassa o a semplicissima maglia alta perché è una Old America, non deve avere molti fronzoli e quindi l'unica accortezza da fare è variare l'angolo nel momento in cui iniziamo a lavorare tutte le maglie. Quindi allora innanzitutto partiamo dal dritto del lavoro. Il dritto del lavoro è sempre di riferimento il primo giro, quindi in questo caso vedete che le mie maglie sono al dritto. Se noi giriamo si vede chiaramente che questo è il rovescio del lavoro, anche se abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno si capisce molto bene qual è il dritto e qual è il rovescio, perché le maglie centrali, vedete, in questo caso hanno il classico nodino del rovescio. Quindi questo sarà il dritto. Una volta che userete la copertina, anche se si girerà, non starà male perché abbiamo lavorato in giri d'andata e ritorno, però per la rifinitura è sempre bene mantenere il dritto del lavoro. Quindi una volta stabilito qual è il dritto, noi da quel lato dobbiamo lavorare. Quindi se io adesso sono già sul dritto del lavoro, ma nel caso fossi stata sul rovescio avrei fatto le 2 catenelle e avrei voltato il lavoro. In questo caso non lo faccio perché sono già al dritto, quindi faccio le mie 2 catenelle che non conteremo e faccio solo 2 maglie alte all'interno del mio angolo, perché se vado a fare le 3 maglie e poi le lavoro tutte mi sfarfallerà il bordo, quindi onde evitare faccio solo 2 maglie alte e vado a lavorare tutte le maglie sottostanti, quindi il gruppetto da 3, conterò la catenella come una maglia e quindi mi infilo nel foro e faccio la maglia alta, di nuovo tutte 3 le maglie,
e proseguo così fino all'altro angolo, quindi lavorando maglia su maglia e maglia su spazio. Arrivati all'altro angolo, quindi lavoro le tre maglie dell'angolo sottostante, una, due e tre, e ovviamente nel foro dell'angolo vado a fare due maglie alte, una e due, una sola catenella e due maglie alte, una e due. Riprendo a lavorare tutte le maglie, mi raccomando, non perdetene neanche una, perché girati dal dritto può essere che la prima si nasconda. Contate che siano 3, 2 e 3. Andiamo nello spazio e vi faccio vedere come sta venendo l'angolo. Quindi vedete che non sfarfalla e viene perfetto. Vedete? In questo modo. Io farei così un po' di giri perché vi ripeto, questa è una copertina Old America, quindi fatta col punto granny, deve essere il più semplice possibile. Eviterei varie come dire variazioni al tema, ecco, scusate il gioco di parole, ma le variazioni al tema le escluderei proprio per rimanere più fedeli possibili allo stile di questa copertina. Ovviamente, se state facendo un centrotavola e volete finire a ventaglietti, tenete presente che le asole centrali dovranno essere di numero pari. Di numero pari perché se noi mettiamo un taglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, ventaglio. Vedete, io li ho dispari e non mi tornerebbe. Invece, se io li avessi pari e quindi mi fermassi qua e questo fosse l'angolo, io avrei il ventaglio per poter girare. Quindi mi raccomando, se volete finire a ventaglietti o comunque qualsiasi punto che richiede un'alternanza di due diversi punti, i moduli centrali dovranno essere pari, ok? Perché dispari non vengono. Arrivati al termine del giro, vedete, io ho già fatto le due maglie alte nell'angolo. Ora che cosa faccio? Una catenella in questo modo e con l'ago, vedete, ho fatto la catenella, con l'ago vado a ricreare la mia ultima catenella in questo modo. Quindi entro sotto la prima maglia alta in questo modo, prendendo la sua catenella, esco sul davanti e poi mi infilo nell'ultima catenella prendendo bene il dietro. Allora, in questo modo. Quindi vado a ricreare la mia ultima maglia, dopodiché nasconderò, adesso io l'ho tagliato un po' cortino, però facciamo in questo modo, nasconderò tra le maglie il mio filo. Torno indietro un pezzettino, se è corto il filo, prima infilo l'ago e poi rimetto il filo nella crona, in questo modo. Quindi ho nascosto per bene il filo, chiuso la lavorazione, vado a tagliare il mio filo ed ecco qua la mia, ecco qua, piastrella Old America. Finita, guardate quanto è graziosa, veramente bella. Questa spiegazione è veramente semplicissima, ma molte di voi mi chiedevano appunto la lavorazione rettangolare del punto granny, specialmente per fare copertine da carrozzina o anche copertine da letto, tutte intere. Io spero veramente di esservi stata utile. Allora, anche la mia copertina aveva i moduli dispari, quindi non riesco a farvi vedere la rifinitura a ventagli, ma ve la posso spiegare. Allora, se volete rifinire a ventagli, ripeto, dovete avere i moduli pari, quindi se è una copertina da carrozzina, vi consiglio di iniziare con 4 occhielli e non con 5. Potete invece per runner e copertine da letto anche iniziare con più occhielli iniziali, ma tenete conto che se volete fare una rifinitura semplice potete avere il numero di occhielli che vi
a grada. Se invece volete fare una rifinitura a ventaglietti, appunto, devono essere pari. Perché? Perché metterete, ve lo faccio vedere sull'altra così abbiamo già l'angolo, metterete nell'angolo 7 maglie alte, maglia bassa, 7 maglie alte, maglia bassa, 7 maglie alte, maglia bassa, a chiudere. Quando arriverete all'altro angolo farete 7 maglie alte ed altre 7 maglie alte per un totale di 14 maglie alte, quindi avrete nell'angolo il doppio delle maglie alte e ricomincerete con la vostra sequenza in modo da avere una rifinitura a ventaglietto. Potrebbe essere carina se la copertina è per una femminuccia e quindi per un maschietto una cosa un po' più semplice, per una femminuccia una cosa un po' più frufru, diciamo. Io spero veramente che questo tutorial vi sia stato utile, io lo trovo veramente molto bella questa copertina. Infatti io per il mio mi sto facendo una copertina da mettere sul divano nella stagione fredda. La sto iniziando adesso perché, dovendo essere una coperta piuttosto grande, potrebbe volermici tanto tempo e quindi la sto realizzando adesso che stiamo andando incontro alla primavera. Se volete fare delle copertine bimbo anche estive con un bel cotone, verrà sicuramente un ottimo lavoro. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi invito ad andare a vedere il sito di Merceria Italia Artisan per trovare sia questo filato, se ne ha ancora perché ovviamente stiamo andando incontro alla primavera, oppure tutti i bellissimi filati estivi. Io vi mando un bacione grande, vi do appuntamento al prossimo tutorial, ciao da Luci, a presto!